Innanzitutto, come vi ho detto prima, questo è un corso molto basico ed è semplicemente il frutto di quello che io ho imparato. Non sono un esperto, come dicevo prima, come Fulvio, ma è qualcosa che ho imparato anch'io in questo anno, tra l'altro in lockdown, quindi anche senza grandi possibilità di fare esperienze. Se non su di me, su mia figlia, con Selena. E con un nigeriano che era sempre lì al mercato, gli ho detto: dai, vieni dentro che ti faccio due foto. Per cui io ho fatto comunque un percorso piuttosto basico, almeno la prima parte è sicuramente molto basica, in cui adesso vi mostro un attimo anche quelli che sono diciamo così, il programma che io avevo ipotizzato e ho messo giù. Allora, nella prima parte, che è quella che facciamo in questa prima sessione di Focus On, faccio un breve accenno alla luce dell'arte. Poi la luce continua e la luce flash, quali sono le differenze sostanziali, i tipi di flash e alcuni dei modificatori di luce, perché ce ne sono una marea, alcuni li abbiamo anche lì in sede, altri no. Poi parleremo un attimo della qualità delle ombre, distingueremo tra una luce piatta e una luce tridimensionale, faremo 4-5 schemi che sono i classici, che sono la Rembrandt, la Broad Light, la Split Light, le cose classiche su cui si può partire e poi si potrà costruire la volta dopo. E poi il rapporto di contrasto e la misurazione con l'esposimetro esterno. E ci fermiamo qui per la prima parte. Se avete qualcosa da dire in proposito, o vado avanti. No, eppure, grazie. Allora, la luce nell'arte è sempre stata la chiave, perché comunque artisti come ad esempio Monet addirittura utilizzavano la luce durante il giorno proprio per disegnare quadri completamente diversi. Cioè la luce diventava la creatività dell'artista, perché se guardate l'immagine è sempre la stessa, quello che cambia è solamente la luce. Due grandi artisti che sono stati i precursori dell'utilizzo della luce per fare nella pittura dei quadri sono Caravaggio e Rembrandt. Uno perché ha inventato la tecnica di utilizzare la luce per dipingere e non le ombre. Infatti Caravaggio era molto famoso ai suoi tempi perché riusciva a produrre un'opera in tempi brevissimi. Infatti lui partiva da un fondo scuro nero e ci costruiva sopra con la luce. Non faceva il contrario, non disegnava le varie parti in ombra, lui partiva da un fondo nero e disegnava la luce. Mentre Rembrandt ha utilizzato una luce che poi è diventata anche uno standard nella fotografia, la cosiddetta luce Rembrandt, che è un'illuminazione che arriva dall'alto e che illumina la figura creando il caratteristico triangolino, poi lo vedremo in dettaglio quando ne parleremo, sotto l'occhio, in questo caso destro. La luce è anche fondamentale nella scultura. Questa qui è la foto della Iris, quella che ha vinto il nostro concorso quest'anno, la foto dell'anno. E se notate, è la luce che in una scultura è quella che modella i volumi. Sì. Qui abbiamo anche tre esempi di come la luce agisce come su, quando si lavora in bianco e nero, lavora come su una statua, modella i volumi. Queste sono cose semplici che comunque sono solo da vedere, eccetera. Quindi, in fotografia noi possiamo creare la situazione di luce che ci serve in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo. Qui ovviamente ho messo a destra una situazione estrema che noi non affronteremo mai e
a meno che qualcuno diventerà così professionista da poter avere a disposizione una strumentazione del genere. Ma più che altro dobbiamo imparare a creare la luce che vogliamo, che abbiamo in mente. Cioè, il concetto di base, che poi riprenderemo anche nella seconda parte, è che non è che partiamo e mettiamo lì delle luci a caso. Dobbiamo partire con un progetto, sapendo che tipo di illuminazione noi vogliamo avere sul soggetto, e in base a quelle cercare la disposizione ottimale. Questa casa qui, Roberto, cos'era? No, per fotografare le scarpe? Sì, questo qui era per fotografare le scarpe. Sì. Proprio di moda, una foto di moda di... Ok, scusa. Figure. Allora, qui faccio alcune considerazioni iniziali che sono importanti poi nello sviluppo del programma. Innanzitutto, che più la fonte di luce è grande rispetto al soggetto, più la luce è morbida e tende ad avvolgere. Ok? Al contrario, più la fonte di luce è distante dal soggetto e più il contrasto diventa elevato e anche l'aria e le superfici che possono riflettere sono illuminate. Questo è importante, poi lo vediamo perché in alcuni esempi. Allora, più la fonte di luce è distante, l'esempio più classico è il sole. Il sole, in teoria, è una fonte di luce enorme rispetto a un illuminatore di studio. È proporzionalmente è una cosa mostruosa, è enorme, però è talmente lontano che risulta una luce puntiforme. E infatti, se vedete, da origine, quando c'è il sole che splende, ha delle ombre marcatissime anche sul terreno. Poi ogni fonte di luce ha la sua temperatura di colore caratteristica. Che cos'è la temperatura di colore? La temperatura di colore si misura con una misura fisica in gradi Kelvin e la rendo molto semplice, qui ci sono gli ingegneri, ma semplifico il concetto. Si chiama temperatura di colore perché esprime la luce che viene emessa da un corpo nero, cioè immaginate un pezzo di ferro nero, no? Quando viene riscaldato. Quando raggiunge una temperatura, se voi pensate al ferro, se lo riscaldate sulla fiamma, a un certo punto diventa rosso. Sì. Più la temperatura aumenta, diventerà rosso, giallastro, arancio. Se aumenta ancora di più, diventa bianco. Ecco. Questo vuol dire che ad una certa temperatura il corpo emette delle onde di luce, ok? Che sono caratteristiche di quella temperatura. Certo. Quindi si distingue il colore della luce con la cosiddetta temperatura di colore. Infatti i rossi sono una temperatura bassa, 1800 Kelvin. Mm-hmm. Abbiamo i gialli che sono intorno ai 4000 Kelvin, la luce diurna e anche quella del flash intorno ai 5500, e poi man mano che saliamo diventa il cielo sereno, il cielo nuvoloso, il cielo sempre più sereno, fino a diventare una luce azzurra intensa, che è la temperatura più alta. Qui vi ho portato alcuni esempi delle temperature di colore, ad esempio una lampada a incandescenza da 100 watt è intorno a 2009. Però occhio, se uso una lampada ad incandescenza di 500 watt, la temperatura di colore sale. Mm-hmm. Cioè la luce emessa è diversa. Chiaro. E quindi questo vuol dire che se io ad esempio, e poi lo vedremo bene, faccio l'esempio e faccio l'altro. Le superfici riflettenti colorate, anche queste hanno la capacità di modificare la temperatura di colore. Infatti, se voi scattate anche con un flash sulla fotocamera e dirigete il flash sul soffitto e il soffitto non è bianco, ma ha un colore, ad esempio, rosso, la luce che vi ritorna, che vi illumina il soggetto, sarà colorata in rosso. Certo.
questo, come posso dire, è anche, può essere uno svantaggio, perché ovviamente devo stare attento alla temperatura di colore che imposto sulla macchina, ma può essere un vantaggio quando voglio ottenere degli effetti particolari, quello di sfruttare la riflessione della luce su una superficie. E viene usata anche, vedremo poi, in alcuni modificatori di luce o anche nei riflettori che vengono usati normalmente anche in esterno. L'intensità della luce, anche questa è la cosa importante, diminuisce con il quadrato della sua distanza. Perché è importante? Per una cosa fondamentale, perché se io metto una pianta vicino alla finestra e poi perché mi devo andare via la sposto di un metro, questa qui riceve 4 volte meno luce di quando era vicino alla finestra e muore. Questa vuole essere una battuta, cioè. Però vi ho presentato un piccolo schema che ve lo spiega senza star lì a fare le equazioni della legge di Lambert. Se voi immaginate che questa sia la nostra fonte di luce, vedete il mio mouse, vero? Sì. Sì, sì, sì. Questa è la superficie che io voglio illuminare, ok? Lo metto a una distanza che la dichiaro un pezzo che è 1D, ok? Se questa qui la sposto indietro, o ne metto un'altra dietro, alla distanza 2D, due volte questa distanza, ovviamente l'illuminazione illuminerà un quadrato molto più grande. Sì. Okay? E questo quadrato corrisponde esattamente a 4 quadrati di quello iniziale. Quindi, se io raddoppio la distanza, la mia illuminazione diminuisce di 4 volte, cioè 2 diaframmi. Okay. Questo diventa una cosa anche importante, perché se io metto una persona qui e una persona qui, la quantità di luce che riceve dal mio flash è completamente diversa. Certo. Però lo posso anche sfruttare, perché sapendo questo, se io pongo le due persone ad una distanza abbastanza più alta rispetto a questa dal punto di illuminazione, ad esempio la metto in questa posizione e l'altra subito dietro, la differenza di luce tra le due persone sarà molto più bassa. Avete capito il concetto? Sì. 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 Ok. Avete questa è utilizzata, Roberto, per avere uno sfondo scuro, giusto? Può essere utilizzata, no, per avere lo sfondo scuro o altre, cioè, altre tecniche. Sì, è vero, però la luce comunque ti arriva sullo sfondo, non è no, che... Sì, no, dico nel senso che se lo sfondo lo metto a una certa distanza... È più probabile, è più facile tenerlo scuro, certo. Sì, okay. Certo. O averlo più scuro, non dico nero, però averlo più scuro. No, perché poi te lo giochi con la direzionalità della luce, là, in fondo. Sì, 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 chiaro, chiaro. Qualche domanda su questa slide? No. Allora, adesso cominciamo a vedere le differenze di base, quelle sostanziali, e poi ce ne sono migliaia di altre cose. Tra l'utilizzo di una luce continua o di un flash. Di sicuro utilizzare una luce continua, specie se è amatoriale, se sono delle lampade amatoriali, è economico, perché sono quelle che costano molto meno. E la cosa fondamentale è che è anche intuitiva, perché fotografi esattamente quello che vedi. Cioè tu la luce la vedi direttamente sulla persona o sull'oggetto. Certo. Tu hai due lampade che illuminano un oggetto, l'effetto che fanno queste due lampade lo vedi apertamente. Mm. La luce però è meno versatile di un flash, perché normalmente non ha un'intensità variabile con regolarità e inoltre quando vario, specialmente in una lampada di incandescenza, quando vario col variatore la luce, questa mi varia anche la temperatura di colore. Mm-hmm. Perché, come vi ho detto prima, diventa meno incandescente il filamento e quindi emette una luce diversa rispetto a quella piena potenza. Chiaro. Inoltre,
una luce, sempre parlo di possibilità amatoriali, ha una scarsa possibilità di accessori rispetto a un flash, ovviamente. Parlo sempre di luce amatoriale perché se andiamo su le luci LED professionali, eccetera, le cose cambiano radicalmente. Però anche i costi cambiano radicalmente, viene a costare almeno altrettanto quanto il flash. Inoltre, lo spettro di colore, ad esempio, dei LED e di una luce fluorescente rende imperfetta la resa in molti colori, perché anche qui è un fenomeno fisico che l'ingegnere qui presente conosce. Ogni luce, ogni diciamo luce emessa da una fonte luminosa ha delle bande scure, cioè delle zone in cui ha un assorbimento di quella lunghezza d'onda, per cui risulta una banda scura, cioè non emette luce di quella frequenza. Sono frequenze a volte abbastanza, molto spesso molto ristrette, però a volte sono anche abbastanza ampie e numerose. Infatti questa tecnica di lettura delle bande di frequenza non emesse dello spettro permette anche di identificare la composizione, ad esempio, delle stelle. Perché ciascun gas, ciascun elemento, tipo non so, il potassio, il sodio, questi tipi di elementi hanno tutte delle bande caratteristiche in cui non emettono la luce. Quindi questo rende lo spettro non completo totalmente e rende imperfette la resa di alcuni colori. La potenza della lampada continua è sempre inferiore a quella di un flash, anche economico. Certo. Quindi necessiti di luce più vicino al soggetto, necessiti di alti ISO, a volte tempi lunghi, e quindi con i problemi connessi, vuol dire che comunque è il micromosso, se non il mosso, dipende dal tipo di foto che fai. Se è una foto still life, ovvio che il micromosso è più difficile, si può anche evitare. Se invece ha una persona in movimento, una modella o in movimento, la cosa può essere problematica. Anche in questo caso, in presenza di altre fonti di luce, va valutata bene in macchina l'impostazione della temperatura di colore, perché due luci di temperature di colore diverso sono un po' problematiche poi per la post-produzione. Ovviamente le lampade continue vanno benissimo per i video, per i filmati, perché con i flash te voglio vedere fare un filmato tutto a flash. Qualche domanda? No, tutto chiaro. No, tutto chiaro, sei bravissimo. Vai. Parliamo adesso del flash. I flash li ho divisi, poi lo vedrete, nel flash dello speed light, che sono i flash quelli in camera, e quelli da studio, perché hanno poi delle caratteristiche un po' diverse, anche se con ambedue si possono fare più o meno le stesse cose. Oggi anche i flash economici, che vuol dire un flash da 50-60 euro, per me di regolare l'intensità del lampo, hanno la possibilità di essere gestiti da comando remoto, quindi li puoi togliere dalla fotocamera e gestire semplicemente con un trimmer esterno che è sulla fotocamera al posto del flash, e riceve lui il segnale di scatto e lo manda al flash. Hanno 16 canali di solito, quindi hanno la possibilità di essere suddivisi in gruppi. Hanno la funzione master, servo e slave. Cosa significa? Significa che un flash può comandare gli altri, quindi un flash è master, è quello che comanda, altri sono servo, quindi vuol dire slave, quindi vuol dire ricevono il segnale e si comportano in funzione di quello che il master gli dice, oppure scattano quando il master manda il segnale, oppure possono lavorare come servo, cioè hanno un sensore di luce e quando loro registrano una variazione della luminosità, cioè un altro flash che scatta,
scattano anche loro, quindi si possono essere comandati anche se sono di marche diverse. Questo perché normalmente la funzione master e slave funziona quando sono prodotti della stessa marca, perché ovviamente li fanno in modo tale da non essere intercambiabili per conservarsi il mercato. Quasi tutti i flash oggi hanno gli zoom regolabili, vuol dire che la lampada arretra o avanza all'interno della testa dello zoom in modo da regolare il fascio di luce più largo o più stretto, e normalmente questa, diciamo così, questo zoom va da 24 mm normalmente a 105, in alcuni casi ultimamente raggiunge anche i 200 mm, cioè restringe il fascio fino a come se voi doveste fotografare con uno zoom da 200 mm, uno zoom, un obiettivo da 200 mm. Hanno poi molti, non tutti, però quando arrivi intorno ai 70-80 euro, hanno anche l'HSS, cioè l'High Speed Synchronization, e il TTL, che è il True T-Lens. Cos'è? Allora, qui si apre tutto un mondo della sincronizzazione del flash. Lo volete sentire? Vado troppo nel complesso. Non so, è molto complesso, Roberto. Ma no, dai, semplifica. Semplifica, sì. Secondo me serve per capire perché non puoi andare sotto. È presente come funziona l'otturatore della macchina? Cioè, sono due tendine, prima ne parte una, scoprendo il sensore, e quando è passato il tempo che noi abbiamo previsto, parte l'altra a chiudere il sensore. Nei tempi lunghi, tra la partenza della prima e la partenza della seconda, il sensore rimane, scusate, tra l'arrivo alla fine della prima che è partita e la seconda, il sensore rimane totalmente scoperto. E quindi durante quel periodo, in qualsiasi momento scatti il flash, la luce copre tutto il sensore. Ok? Se invece faccio un tempo molto breve, lo spazio tra le due tendine, lo spazio di sensore che resta scoperto è piccolissimo. Infatti, se voi avete mai usato il flash una volta sulla vostra fotocamera e avete impostato un tempo, ad esempio, di un 400esimo, la foto non vi viene completa. Vedete una banda scura. Quella è la seconda tendina che vi sta coprendo già una parte del sensore. Allora, l'HSS invece è in grado di permettervi di scattare fino a tempi di un 8 millesimo. Perché cosa fa? Riduce la potenza del flash e gli fa emettere tanti flash di fila, in modo tale da coprire tutto il periodo in cui il sensore, la tendina scorre sul sensore e resta scoperto. Cioè lui prende tante fette nel sensore. Scusami Roberto se ti interrompo, chiederei, siccome c'è una musica sotto che è abbastanza fastidiosa, magari se c'è qualcuno che ha la TV accesa nei dintorni, di mettere in muto. Io non ho niente. No, ma era perché la tua voce era disturbata dalla musica. C'è qualcuno che ho il microfono aperto che prende la musica di sottofondo. Iris scriveva, chiedeva se l'incontro è registrato. Sì, lo sto registrando, speriamo che vada tutto a buon fine. Ok, proseguiamo. Mentre il TTL True D-Lens vuol dire che sono flash e sono in grado di misurare la luce attraverso la luce che passa attraverso l'obiettivo. Cioè, al momento dello scatto, loro fanno un prelampo rapidissimo, che noi non notiamo molto spesso. Con quello, attraverso i contatti della fotocamera, viene misurata la luce e lui imposta il suo lampo in funzione della lettura che ha fatto. Vi sono chiare queste due cose? Sì, chiarissime. Sì. Sì.
Allora, poi i flash hanno anche la possibilità di montare molti modellatori di luce, li vediamo dopo. La luce del flash, inoltre, è molto intensa, ma è anche rapidissima. Arriva anche un 20 millesimo di secondo. E la sincronizzazione normalmente sulle macchine che vanno da un 125esimo a un 200esimo di secondo, anche a 250esimo di secondo su alcune macchine, permette di scattare con parametri che sono svincolati dalla luce ambiente. Per cui la luce ambiente posso renderla ininfluente sulla mia foto. La sincronizzazione è un parametro che non dipende dal flash, ma dipende dalla macchina, fondamentalmente dalla macchina. Se avete domande, però cambio slide. Per adesso nessuna domanda. Scusa? No, per adesso nessuna domanda. La luce, vediamo invece i flash, partiamo dagli speed light, che sono i flash quelli piccoli, quelli che si usano sulla macchina. Innanzitutto, quando uno acquista... Scusa Roberto, sono quelli già dentro la macchina? Quello no, sì, anche quello, però io sto parlando di questi, per darvi un'idea. Chiaro, Cri? Sì. Allora, innanzitutto, quando acquistate i flash, questi speed light, fate attenzione ai parametri per la dichiarazione del numero guida. Il numero guida è l'indice della potenza, cioè vi dà il rapporto tra il diaframma e la distanza, cioè vi dice quanta luce emette il flash in modo tale che voi possiate determinare il diaframma e la distanza. Cioè, se io ho un numero guida, ad esempio, di 60 e voglio fotografare a 10 metri, dovrò usare un diaframma 6. Perché il numero guida 60 per diviso la distanza 10 metri vuol dire che ho un diaframma 6. Vi è chiaro il concetto? Sì. Ecco. Però c'è un inghippo commerciale di marketing. In passato, quando si misurava il numero guida, nei vecchi flash, il numero guida era calcolato su un obiettivo da 50 mm. Ok? Oggi, per questioni di marketing, per far sembrare il flash più potente, lo calcolano sull'estensione massima dello zoom. Quindi se lo zoom arriva a 200 mm, vi dicono che questo ha un numero guida, adesso sparo a caso, 60, quando in realtà, paragonato al vecchio numero guida di una volta, quello standard reale, si parla di un probabilmente 44-45, più o meno. Adesso non devo fare i conti giusti, ma siamo lì. Quindi a volte uno vede il numero guida elevatissimo e dice cavoli, questo sì che è potente. Invece in realtà bisogna guardare bene anche con che parametro è stato definito questo numero guida. Perché più stringo il fascio, più potente mi diventa. Però nelle altre condizioni ho molto meno luce. Gli speed light hanno generalmente una potenza adeguata per l'uso sia in studio che in casa. Infatti nella nostra sede, io a volte quando sono riuscito a fare quelle 4 foto possibili con la chiusura del Covid, ho usato sia quelli da studio che quelli che gli spin light in combinazione, perché si riesce ad usarli in combinazione. Diciamo che un numero guida reale di 58 vi sviluppa quasi 100 watt secondo. Perché vi dico questo? Perché il numero guida è normalmente usato per gli speed light, quindi per questi flash piccoli, mentre i watt secondo sono utilizzati normalmente invece per i flash da studio. Il flash da studio generalmente ha una potenza che varia, potenza massima intendo, che può andare dai 300 watt anche a 1000 watt, in alcuni casi arrivano anche a 3000 watt secondo, che sono potenze enormi. Perché questo non avviene negli speed light? Per un motivo molto semplice.
Perché un flash come funziona? È semplicemente un condensatore, cioè un sistema, immaginate un cilindretto, che raccoglie in sé la potenza fornita dalle pile. Okay? Questa potenza parte dai 6 volts della pila, viene alzata intorno ai 200-500 volts e rimane immagazzinata in questo condensatore. Questo, quando noi scattiamo il flash, il condensatore rilascia istantaneamente tutta la potenza, la quale crea un arco all'interno del gas della lampadina, del flash, e questo illumina. Però questo lampo è, anche in questo caso, è in funzione, la durata di questo lampo è in funzione della potenza erogata, cioè se io scatto a piena potenza il lampo dura di più. Se io scatto riducendo la potenza del flash con diciamo così, il sistema di comandi che ho, il flash è molto più breve. Allora, anche in questo caso, anche con i flash, ovviamente devo tener conto di altre fonti di luce presenti, perché se ho grosse fonti di luce presenti e io uso il flash non come fonte principale, ma come una fonte per ammorbidire le ombre, in questo caso io avrò due temperature di colore diverse, e anche in questo caso mi creeranno forse dei problemi in post. Faccio un esempio banale: siamo al tramonto, scatto in una controluce per illuminare le persone, queste persone riceveranno una luce di 5600 Kelvin. La luce intorno del paesaggio del tramonto probabilmente sarà intorno ai 3500-4000, dipende dall'ora del tramonto. Domande? Vado avanti. Allora, questi sono gli spin light. Allora, anche i più economici, come vi dicevo, hanno sia la possibilità di scattare con una velocità di sincronizzazione elevata, HSS, oppure in TTL. Sono meno ingombranti dei flash da studio, perché vedete le dimensioni. La velocità del lampo, proprio come vi dicevo, quando non è a massima potenza, ma le potenze più basse, arriva fino a un 20 millesimo di secondo, quindi veramente congela tutto. Vedete le gocce che faccio, no? Ha prestazioni simili al flash da studio e può montare molti accessori oggi. Infatti qui sono riportati alcuni accessori che erano sempre prerogativa in passato del flash da studio. Softbox, la parabola, l'ombrello, lo spot. Quindi cioè, ci sono questi aggeggini, vedete, quello che ho riportato qui sotto, che costano, mi pare che questo qui costasse 10, 12 euro, 14 euro, una cosa del genere, che è una montatura Bowens, che è una montatura classica dei flash da studio, di cui si trovano molti accessori disponibili, e che quindi si possono montare su questo, utilizzando uno flash piccolo di questo tipo, può permettere di montare tutte le modificatori di luce che si usano su un flash da studio. I tempi di ricarica sono più elevati rispetto a un flash da studio, e come vi dicevo, scusate, non ho finito il discorso di prima della potenza, che vi dicevo perché questi non possono raggiungere potenze elevate. Per un motivo molto semplice, perché quello che vi diceva prima, il condensatore, il serbatoio che accumula l'energia, più energia gli devo mettere dentro, più deve essere grande, e quindi è proprio una questione di spazio. Posso anche metterne 2, 3, 4 in parallelo, ma comunque se devo fornire tanta energia, questa ha delle dimensioni che rendono problematico l'inserimento in una struttura compatta come quella dello spin light. Generalmente quindi è meno potente,
ma anche qui ha una potenza regolabile. Posso fare da una flash a piena potenza fino ad arrivare a step, diminuirla fino a un 128esimo della potenza. Normalmente questi sono i valori riportati in questi flash. Un'altra cosa, rispetto sempre alla luce da studio, qui la lampada che vedete qui dentro è lunga circa 3 cm ed è sottile più o meno, diciamo, 2 mm, 3, 6 più o meno, 3 mm. Quindi è quasi una luce puntiforme e quindi è anche un po' più dura rispetto al flash da studio che vediamo dopo. Domande? Roberto, i vecchi flash che si usavano con le analogiche si possono ancora usare? No, fermi, alt. Allora, si possono usare purché non li montiate direttamente sulla macchina. Quelli funzionano. Allora, cos'è il problema? Il problema sta nel contatto che fa scattare il flash. Perché quando la macchina dà l'input al flash di scattare, praticamente non fa nient'altro che chiudere un interruttore. Ok? Questo interruttore è un semplice contatto nel quale scorre la corrente del flash. Il problema sta nel fatto che i flash, le macchine moderne lavorano tutte a bassa tensione e anche i flash moderni lavorano, il contatto di scatto lavora a bassa tensione, 4-5 volts, ok? I vecchi flash lavorano dai 200, alcuni anche ai 500 volts. Quindi fanno passare questa tensione attraverso il contatto che è comandato dalla macchina, che è a contatto con il pirulino di metallo che vedete sulla slitta flash della macchina. Questo vi brucia la scheda madre. Lo dico per esperienza, perché a me è successo. Perché io ho gasato e ho detto, ma che bel flash che c'ho ancora. Avevo un Metz 42 della Canon, l'ho montato sopra, e in effetti mi sono dovuto mandarle in riparazione e cambiare la scheda di comando del flash. Mi hanno cambiato tutta la scheda madre, che era più semplice perché era integrata. Quindi come contatto esterno sì, lo potete usare, perché se voi lo montate ad esempio su un contatto che rileva, tipo fotocellula, che rileva la luce di un altro flash, voi tranquillamente potete usarlo, perché quello è staccato dalla vostra macchina, non vi crea problemi. Chiaro? Sì, chiarissimo, ottima informazione. Ecco, questo invece è un flash da studio. Che cos'ha in più degli altri? Beh, sono costosi, in particolar modo se andiamo a cercare degli HSS o TTL. TTL vuol dire quello che misura la luce attraverso l'obiettivo, quindi è in automatico e quindi vi permette di calcolare da solo l'esposizione della scena. E l'HSS è quello che fa la sincronizzazione ad alta velocità. Io vi dico la verità, io ho un flash che è questo qui è il mio... No, ho sbagliato, scusate. Questa è la foto del mio flash, praticamente. Questo è TTL, io il TTL l'ho usato solo qualche volta in macro e basta. Ho sempre usato anche nelle riprese in casa o quelle piccole cose che ho fatto, ho sempre usato il manuale, mi trovo meglio, è più facile, più flessibile, anche perché gli fai fare quello che vuoi tu. Allora, ovviamente è molto ingombrante rispetto allo Speedlight. Ha un'alimentazione a 220 volts, mentre lo Speedlight ha dentro le 6 pile. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, è che era nella slide, ma poi mi sono dimenticato di dirvelo, è che ovviamente la potenza, il tempo di ricarica del flash a pile è influenzato dallo stato di carica delle pile. Se all'inizio è 0,1 secondi, magari anche a piena potenza, quando poi ho scaricato completamente il condensatore e ho le pile che sono quasi scariche, impiega anche 3, 4, 5 secondi per caricarsi. Quindi diventa difficile fare scatti rapidi.
mentre un flash di questo tipo da studio, che è alimentato a 220 volts, quindi ha un'alimentazione continua senza variazioni di potenza della fonte, permette di avere i tempi di ricarica che sono semplicemente in funzione della quantità di potenza che io ho utilizzato, che ho scaricato dal condensatore. Perché quando io vario la potenza del flash, quando gli dico scatta a un quarto di potenza, non è che la potenza che non gli serve la butta via, la tiene nel condensatore. C'è il circuito che interrompe e la tiene nel condensatore. E quindi fa più in fretta a raggiungere il livello di ricarica piena, perché ne ha già dentro un po'. Ok? Inoltre, un'altra cosa, l'altro vantaggio grosso che ha questo rispetto allo Speedlight, alcuni ce l'hanno, perché il mio ce l'ha, però è complicato usarla, è scomoda, è la lampada di modellazione, che è questa lampadina qui. Perché vedete, il flash è formato da il corpo che contiene tutta l'elettronica e l'alimentazione. La lampada flash, che è questa, e la lampada di modellazione. Che cos'è la lampada di modellazione? È una lampada che puoi accendere, ed è una lampada continua, che ti permette dove va la luce, come orienti la luce del tuo flash. Puoi vedere come viene posizionata e vedi dove va, su che parte del volto va. In teoria, se la usi alla potenza, ad una potenza adeguata e proporzionale al tuo flash, puoi anche prevedere meglio l'effetto che otterrai con il flash. Perché tu vedi proprio le differenze di luce. Cioè, se io faccio andare questa lampada al 100% e questa lampada al 50%, li posiziono in modo che vadano sulla persona, uno a destra e l'altro a sinistra, io vedrò l'effetto delle due lampade. Vedrò quella di destra pienamente illuminata e quella di sinistra meno illuminata, ma vedrò effettivamente qual è l'effetto che ottengo. Ci sono infiniti accessori disponibili. Oh, scusate, poi qui dietro c'è tutto il pannello di controllo, come anche gli altri, anche questo è a gruppi, è un po' come l'altro, ha le stesse funzioni dell'altro, possibilità di suddividerlo a gruppi, di comandarlo come se fosse di farlo diventare master, di farlo diventare slave, di farlo diventare servo. Quindi è un flash completo. Inoltre ha la possibilità di montare, come vedete, tutti gli accessori possibili. Scusa, Roberto, puoi spiegare cosa vuol dire slave, master? L'avevo detto prima. Non gli addetti. Scusa, ve lo ripeto, no? Non è il problema. Allora, master cosa significa? Significa che uno di questi due flash ha la possibilità di comandare l'altro. Quindi, se io mi metto sullo stesso canale e con questo modifico i parametri, anche l'altro automaticamente li modifica di conseguenza. Ok? Se do l'impulso di scatto a questo, automaticamente trasmette l'impulso di scatto anche all'altro. Quindi questo è il primo è il master, quello che comanda, e questo è lo schiavo, è lo slave. Okay. Diciamo che si adegua a quella al master. Esatto, ma si adegua anche sui comandi. Riduco la potenza di un quarto a questo, me lo riduce anche a quello là. Okay. Cioè io con il pannello di questo posso comandare anche l'altro. Okay. Mentre il servo significa semplicemente che il flash è impostato in modo tale da leggere la variazione di luce all'interno dello studio. Cioè, quando mi scatta un flash qualsiasi o anche accendo una lampadina, il flash scatta. Ok? Questo mi permette di far scattare flash anche che non hanno la possibilità di essere, che non sono master e slave, no? Di comandarli comunque, perché io comando un solo flash
e l'altro, nel momento in cui legge la variazione di luce che c'è in lampo, automaticamente scatta anche lui. Diciamo che può, puoi far scattare flash che non sono collegati. Non sono collegati direttamente, esatto. Okay, chiaro. Chiaro? Perché questo lo uso, ad esempio, quando uso i flash da studio con anche gli altri flash, quello da macchina fotografica. Esatto. Okay. Li metto in servo, loro leggono il lampo del flash da studio e scattano anche loro. Ok. La velocità del lampo, anche questo arriva fino a un 20 millesimo, i tempi di ricarica, questi possono essere veramente molto brevi, quasi da scattare con lo scatto continuo, possono arrivare a 0,01 secondi, se non usi tutta la potenza ovviamente, se usi basse potenze. Hanno potenze elevate ovviamente, quelli che abbiamo lì in sede hanno 600 watt al secondo. La lampada è più ampia e quindi generalmente danno comunque una luce leggermente più morbida rispetto allo spill light, rispetto al flash da macchina, perché come vi ho detto, più è piccola la sorgente luminosa, più è dura la luce. Sì. Chiaro? Chiaro. Ecco, adesso vediamo un po' i formatori, quelli che danno la forma alle luci. Io ve ne riporto solo alcuni, perché ce ne sono veramente una marea. Una marea. Tutti con i piedi a volte particolari, a volte specifici, però ce n'è una marea. Allora, i cosi più semplici e banali sono gli ombrelli. Questi ombrelli possono essere montati sia, come vedete qui, con un flash da macchina, sia al posto di tutto questo ambaradam. Ci sono ombrelli di diverso tipo, ci sono quelli riflettenti, hanno una sola superficie riflettente tipo questo qui, con diversi tipi di rivestimento, ad esempio bianco piuttosto che argentato, piuttosto che dorato. Questo perché in funzione del rivestimento possono variare leggermente la temperatura di colore. Cioè io ho una temperatura, voglio una luce neutra, uso un rivestimento bianco. Voglio una luce un po' più calda, uso un rivestimento dorato. Lo voglio, se uso l'argentato, una luce più fredda. È lo stesso principio dei pannelli riflettenti che si usano per ammorbidire le ombre in studio e anche in esterno. Poi c'è l'ombrello trasparente. Questo praticamente dà un doppio effetto, cioè trasmette la luce ma anche riflette la luce, quindi può essere usato in ambedue i modi, basta girarlo. Cioè se lo monto così col flash e il soggetto di qua mi lavora in riflessione, se il soggetto da questa... già voi non vedete la mia mano, scusate, se il soggetto di qui, questo mi lavora, cioè metto questo al posto di questo qui, se il soggetto di qui mi lavora in trasparenza, se il soggetto di qua mi lavora in riflessione, chiaro? Mentre questo mi lavora sempre solo in riflessione. Chiaro? Ok. Okay. Allora, poi abbiamo i softbox. I softbox cosa sono? Sono dei sistemi che permettono di avere delle luci direzionali, comunque, di dare una certa direzionalità alle luci, ma di dare anche una morbidezza alle luci. La struttura di base è questa qui, dove vedete la struttura del softbox, anche qui ce ne sono di tantissime forme, da quello ottagonale, dallo strip che è stretto e allungato, di diverse profondità, ciascuno ha... questo può essere di uso un po' più generale, se volete. Basta fare alcune anche piccole modifiche con delle strisce di cartone che ottiene anche lo strip. Però diciamo che comunque ce ne sono veramente un'infinità e ciascuno ha degli effetti particolari, nel senso che restringe la dispersione della luce, tipo uno strip dà una lama di luce, quello rotondo dà la forma della luce, che è quello ottagonale lo dà circolare,
questo ed è adatto ad esempio per i ritratti del volto. Questo qui è uno che può essere adatto per un mezzo busto, no? Allora, questa è la struttura di base. All'interno, come vedete, qui c'è la lampada flash e sopra c'è la lampada di modellazione. Possiamo mettere due teli, uno interno che serve ad ammorbidire la luce e un ulteriore esterno che dà un ulteriore ammorbidimento della luce. Scusate, mi sto inciampando con le parole. Quindi possiamo ottenere praticamente tre effetti diversi. Roberto, senza quelle griglie che si mettono davanti scure, davanti sono, che dopo le vediamo. Ah, scusa. A questa sopra si può montare una griglia, io l'ho fatta invece solo sul riflettore perché non li abbiamo, però c'è la possibilità, oltre a questo telo, di montare una griglia, e vi parlo dopo delle griglie nella slide dopo. Ok. Chiaro, softbox e ombrello? Chiarissimo! Adesso qui abbiamo il riflettore è quello che si monta normalmente sopra. Ha una direzionalità che è data dalla profondità di questa parabola, ovviamente, e dalla dimensione della parabola. Questo è un classico riflettore con un angolo di emissione di circa 75 gradi. Queste sono quelle che diceva Giovanni, le griglie. Le griglie sono praticamente delle strutture alveolari che direzionano la luce. Più è fitta la griglia più larga è l'angolo della luce. Più la griglia si allarga e più ristretta è l'angolo della luce. Infatti qui vedete, questa è una griglia da 10 gradi, questa è una griglia da 30 e questa è una griglia da 50. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che il fascio di luce che esce avrà un angolo di 50 gradi, di 30 gradi, di 10 gradi. Questo permette di direzionare la luce esattamente dove uno vuole, senza disperderla nell'ambiente. Ad esempio, in questo modo puoi direzionare la luce solo sul volto, evitando che vada sullo sfondo, e lo sfondo ti rimane nero. Questa invece è una lente di Fresnel, questa è una, lavora su un principio ottico, anche questo è un concentratore di luce regolabile, avanza, va avanti e indietro e permette di concentrare il fascio di luce allargandolo o stringendolo. Il sagomatore invece, vedete, ha queste alette che permette comunque di costringere la luce in un percorso senza farla debordare all'esterno in altre direzioni. Ah, scusate, la griglia, questa qui, la griglia, qui la vedete per questa parabola. Se voi questa la immaginate in stoffa rettangolare, la potete benissimo applicare, va applicata su questo qui. Infatti era quella griglia lì a cui mi riferivo. Esatto. È una griglia, okay. Invece che essere in alluminio, è in stoffa e si applica come questo, è un telo che va su con il vetro. Quindi fatta a quadrotti, diciamo. Quadrotti, esatto. Mm-hmm. E serve per dare direzionalità alla luce, perché il softbox dà una certa direzionalità, ma non è altissimamente direzionale, almeno questo tipo. Ma no, ma certo, perché questi softbox servono per creare una diffusione. Diffondono un po'. Giusto, Roberto? Giusto. Abbiamo poi anche un'altra cosa, che sono i deflettori che si mettono all'interno del softbox per evitare la luce diretta della lampada se non uso il telo diffusore davanti. E inoltre mi permettono di modificare la temperatura di colore, perché anche qui abbiamo il bianco, l'argento, il dorato, in modo da rendere luce calda, neutra o fredda. E queste sono solo alcune, vi garantisco, e Fulvio lo può testimoniare, quante migliaia di altre cose ci sono.
Abbiamo poi le gelatine colorate che si possono porre davanti alle lampade, che permettono di variare ovviamente il colore della luce per ottenere effetti particolari. Ok, adesso lasciamo perdere l'attrezzatura. Avete domande sull'attrezzatura? Perché adesso passiamo a parlare un po' invece proprio della... No, l'unica cosa che volevo dire è che quando tu hai parlato dei flash con le griglie, direi che la madre dei flash con la griglia è il beauty dish. Sì, ma il beauty dish ha la conformazione, una struttura molto, molto particolare. Sì, però l'idea di questo sono come delle cose alveolari, no? Ma anche lì sul beauty dish si applica, non è che il beauty dish nasce con la griglia. Il beauty dish è una parabola strutturata, esatto, in modo tale da lei da rendere, esatto, la luce più morbida e uniforme possibile, e davanti, no, si può mettere la griglia per renderlo direzionale. E che cosa fai? Modelli la luce che va sul soggetto, cioè con queste griglie. Con le griglie non modelli la luce, la direzioni. La rendi solo direzionale. Sì, no, scusami, volevo dire che direzioni la luce che va sul soggetto, creando appunto questi canali più diretti verso il soggetto, e con la luce lo modelli, cioè certo, modelli il soggetto, certo, con la luce. Certo, sì. Ok, qui ho preso sempre Iris, perché è un bellissimo esempio di quando un'ombra è netta e come l'ombra porta l'immagine dalla penombra alla luce, perché qui ha tutte le gradazioni di ombre, perché qui avete delle transizioni molto morbide, vedete qui, e avete delle transizioni molto marcate, come qui. Quindi queste, Iris ha fatto un lavoro perfetto per questo focus on. Esatto. Qualche domanda su questo? No, immagino. No. Ok, adesso qui scusate la modella che è mia figlia, che tra l'altro aspetta un bambino, era l'unica persona che potevo usare per tempi abbastanza prolungati per le restrizioni Covid, ovviamente, perché è un vivente, quindi nel senso viene qui da noi, abita con noi, quindi, e non è una modella ovviamente professionale. Beh. Allora. Beh, però è una modella. Scusa? È una modella, non importa se è professionale o no. Esatto. Allora, impariamo a controllare la luce, come cade la luce sul nostro soggetto. Cominciamo a vedere la qualità delle ombre. Io qui ho preso, ho impostato, qui vedete il set come l'ho impostato, ho preso una parabola normale, quindi c'è solo semplicemente il flash con la parabola e la lampada, niente davanti, e questa ha un'emissione di circa 75 gradi, è da 18 centimetri, quindi più o meno. E poi ho allargato il fascio mettendo un diffusore, cioè un softbox, che dà una luce comunque direzionale ma più diffusa, quindi ottenendo una luce più morbida. E poi invece ho messo la griglia sempre su questo, in modo da rendere la luce molto diretta, una griglia da 30 gradi, una luce molto diretta, e quindi da renderla più dura. Ok? Ho ristretto la luce rendendola dura, concentrandola sul soggetto. Vediamo l'effetto che si ottiene. Questa è con, come abbiamo visto qui, semplicemente con la parabola. Ci sono le ombre, sono comunque marcate, comunque i passaggi lo vedete qui. Ok, dopo le paragoniamo tutte e tre. Adesso ve lo apro. Questa invece è fatta con il softbox,
e me la apre. Ok. Vedete che la transizione delle ombre è più morbida, dopo le paregoliamo quando tiro fuori anche la terza, rispetto a quella di prima. E questa invece è fatta con la griglia. No, questo qui non è, scusate, c'è qualcosa che non mi va nelle immagini, vediamo. Ultima. Le ho invertite, non le ho cambiate, scusatemi, perché ho cambiato questa sera le disposizioni, cioè ho cambiato le disposizioni di questa, ma non ho cambiato le tre cose. Comunque si vede direttamente qui. Allora, una. Due. Ok. E tre. Ecco, adesso le paragoniamo insieme. Quindi qui una marea, mo. Cancella. Ecco, questa è quella fatta con il softbox. Vedete che la luce è più morbida? Sì. Questa è fatta con con la parabola. Uh-huh. Vedete che comunque ha una durezza maggiore rispetto a questa. Vedete il passaggio sotto il mento? E questa è fatta quello con la griglia. Vedete che qui il passaggio è molto più marcato. Molto più... Sì, qua si nota di più la differenza. Qua si nota molto bene. Sì. Quindi il concetto è che variando la fonte di luce, il modo con cui faccio arrivare la luce sul soggetto, io posso modellare le ombre come voglio. Okay? Scusa Roberto, potresti farle rivedere? Sì, dovrei invertirle perché ho fatto la cazzata di non... Sì, te le faccio rivedere un attimo che apro tutte. Questa è quella marcata. Ok. E questa. Ok. Questa è fatta con... Le vedete? Allora, questa è l'ultima. Questa è quella fatta con la parabola. Ok. Parabola da 75 gradi. Questa è fatta con il softbox. Vedete che qui la transizione dell'ombra è marcata, qui meno. Vedete che è più morbida. Ci sei, Cri? Devi guardare sì, proprio sì, le sto ombre, guardando. Devi guardare. Sì, sì. Perché le zone in luce sono molto simili. Sì, le zone di luce sì, perché la posizione, non ho cambiato la posizione della lampada, ho lasciato esattamente la stessa. Sì, la zona della luce stessa, però vedi la differenza più di sotto. La luce, l'ombra del naso, la parte illuminata è qui invece tutto più morbido. Ok, quindi qui è la parabola, questo è il softbox e questo invece con la griglia. Ecco. Vedete invece qui come è marcata il passaggio, come è netto? Sì. Anche inoltre notate una cosa, con la griglia cosa è successo rispetto alle altre? Qui con il fondo è illuminato, vedete? Qui è quasi nero, sì. È perché vero. La luce è direzionata su questa parte. Sì. E questo tipo di, diciamo così, di scatti si possono fare con i flash da studio, ma anche con il flash da fotocamera. Invece di mettere la parabola, invece di mettere il softbox, si può mettere anche un piccolo diffusore, senza esagerare, senza dover andare a prendere lo stativo e l'adattatore. E così potete rendere le ombre più morbide o più accentuate.
Elba più, però l'ho applicata, ecco fatto. Vediamo adesso di concepire come si sfrutta la direzione della luce. Dobbiamo immaginare il soggetto, che è questo mio cubo rosso, quindi la nostra modella o quello che vogliamo fotografare, la bottiglia, qualsiasi cosa, come se fosse al centro di un cilindro, ok? E la luce che si muove sulla superficie del cilindro assumendo posizioni diverse. Quindi io ho come prima modalità di modificare la luce sul soggetto è quello di modificare da dove arriva la luce del mio soggetto. Perché se io la metto qui la lampada o la metto qui, la luce che arriva al soggetto è completamente diversa. Se la metto qui o la metto qui, la luce che arriva è completamente diversa e l'effetto che ottengo è completamente diverso. Un altro modo, come abbiamo visto prima, è il tipo di modificatore che uso. Se uso una parabola, se uso una softbox, se uso una griglia, se uso un beauty dish, mi cambio la luce che arriva sul soggetto. Quindi, quando noi consideriamo la posizione di una luce, dobbiamo considerarla su 360 gradi, ma tenendo conto anche di altezza, angolo, inclinazione e della distanza. Perché se vi ricordate, vi ho detto all'inizio, che più la luce è distante dal soggetto, se uso un softbox e lo metto vicino al soggetto, la luce gira anche intorno al soggetto, quindi mi crea una certa luminosità anche su parti che sono in ombra ed è più morbida la luce. Se invece il softbox lo sposto 2 metri più lontano dal soggetto, la luce si indurisce e le ombre si induriscono. Quindi va anche valutata la distanza a cui metto la mia fonte di luce. Senza contare che più la metto a distanze, più mi diminuisce anche la quantità di luce che arriva al soggetto. Quindi devo aumentare la potenza o aprire i diaframmi. Adesso ho fatto alcuni esempi di luce, due esempi proprio, banale per capire cos'è una luce piatta e una luce dimensionale. Cioè una luce piatta, lo dice il nome, non dà volume, e una luce dimensionale che dà volumi. Come l'abbiamo fatto? Ho fatto un esempio usando in questo caso due luci perché, per semplificare, sono due softbox messi a 45 gradi, uno sul soggetto, uno da una parte e uno dall'altra, e mettiamo la persona in tre posizioni, nell'esempio A. Nell'esempio B invece usiamo una luce sola, un softbox, messo sempre nella stessa posizione a 45 gradi, e giriamo la persona in tre posizioni per vedere cosa cambia. Questo è il set come che vi ho descritto prima, ok? Allora, questo è l'esempio di luce piatta. Ho Roberta che è messa così, posizione centrale. Ok? Vedete che non c'è ombra, è piatta, non c'è volume. Ok? Adesso proviamo a girare Roberta, la mettiamo girata a sinistra. Non cambia assolutamente niente. La giriamo a destra, non cambia assolutamente niente. Questa è una classica luce piatta. Vedete, non c'è neanche lo stacco dello sfondo, è proprio una cosa uniforme. Sì. Vediamo invece adesso una luce dimensionale com'è. Io ho tolto uno dei due softbox e ho lasciato esattamente stessi parametri di scatto, ok? Una luce, guardate che come assume volumi la persona e come comincia a staccarsi anche dal fondo. Sì.
Ovviamente questa parte del fondo non riceve la luce, la softbox, perché ha un angolo di 45 gradi, no? Quindi illumina, diciamo, come se illuminasse così, e quindi questa parte risulta più scura. Abbiamo girato la Roberta non a destra ma a sinistra. Ok? Vedete che comunque mantiene il volume, nel senso che ci sono le ombre comunque disegnate sul volto, sulla figura, e comunque crea comunque un'ombra che lo stacca dallo sfondo più chiaro. Sì. Proviamo a girarlo dall'altra parte. Stessa cosa, qui vabbè era girato un po' di più, per cui l'ombra è un po' più accentuata, più che altro sono io che mi sono anche spostato un po' più di là per lo scatto. Comunque vedete, il concetto è lo stesso, una luce di questo tipo è una luce dimensionale, perché dà delle dimensioni al soggetto. Domande su queste due? No, è chiarissimo. No, molto chiaro. Andiamo avanti. Adesso passo, vi mostro degli schemi classici fatti con un solo punto luce. Alcuni non sono precisi, perché mi sono accorto quando ero poi a casa che non era proprio perfetto, perché vista in macchina non avevo anche fretta per i soliti problemi Covid che non mi beccassero là a fare il lavoro. Per cui diciamo ci sono delle piccole irregolarità, ma il concetto viene reso comunque bene. Sono degli schemi classici, perché sì, classici perché sono quelli che hanno anche un nome, tipo la luce Rembrandt, tipo la luce split, cioè sono dei classici della fotografia, perché danno degli effetti sui quali poi si costruisce o con altre luci, oppure sono loro le luci di complemento su altre luci principali. Una cosa da ricordare, che vi dirò la prossima volta, ma ve l'anticipo, è che su un set c'è una luce principale, le altre sono di complemento, altrimenti viene fuori un gran casino. Allora, cominciamo con gli schemi. Questa è una luce split. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo seguito quello che vi ho detto prima. Prendiamo il soggetto, il nostro cilindro, immaginiamo la base del cilindro come se fosse un orologio, che lo sfrutteremo ancora meglio nel secondo parte del corso, la prossima volta. Posizioniamo il softbox a ore 9, vedete? Qui. Esattamente a fianco. Che luce otteniamo? Otteniamo un effetto particolare, si chiama split, perché divide la figura in due parti. Vedete? Questa dà volume, è una luce particolare che può essere sfruttata magari anche nel nudo per dare maggiore volume. Normalmente si usa invece che un softbox di questo tipo, lo si usa più arretrato, lo vedremo magari la prossima volta, più arretrato a ore 10-11, e comunque si usa uno strip, cioè che ha un'apertura e una fessura più stretta per dare maggiore profilo alla persona. Però già questa crea un effetto importante sulla figura. Domande? No. Facciamo una short light, come la chiamano. Qui la luce è messa a ore 11 più o meno, tra 10 e mezza 11 in questo caso. Mm-hmm. E questo va, abbiamo il soggetto che l'abbiamo girato verso la luce in modo da illuminare il torace, le spalle, dare il profilo, e il volto verso la fotocamera. In questo modo verrà illuminata una parte più arretrata. Adesso vedete l'effetto che si ottiene. Vedete che viene accentuato il profilo? È quello che vi dicevo, che è una di quelle che si usa soprattutto per modellare il corpo. Se invece di questo softbox c'era un softbox con una
dove qui lo strip, che è praticamente è più stretto, meno profondo, e ha una fessura praticamente qui. Qui è come se ci fossero due strisce nere, no? E qui ci fosse la parte bianca che è molto più stretta, renderebbe questa, adesso come faccio ad arrivare di lì, tornare indietro, la riapro, renderebbe questa luce ancora più direzionale, più marcata, accentuando mm-hmm. ancora di più questa linea. Mm-hmm. Domande su questa figura? Ah, bello, però bello, perfetto. Adesso qui ho dovuto mettermi io perché non c'era mia figura. Ho dovuto fare fai da me. Bravissimo. Allora, questo è la broad light. È una luce più ampia. Si ottiene posizionando la luce sempre in questo caso. Io ho cercato di mantenere sempre il softbox in modo da essere il più regolare possibile con queste disposizioni dove era necessario. In altre, dove per forza dovevo usare una luce più direzionale, lo vediamo dopo, ho usato la parabola e anche la griglia. Ma in questo caso ho usato un softbox. Allora, anche in questo caso ho il soggetto girato verso la luce e il volto verso la fotocamera. L'effetto che si ottiene con la luce posizionata a ore 7 più o meno, tra 7 e mezzo 8. Più la porto a 7, più si amplia la luce sul volto, più la porto a 8, più si stringe la luce sul volto. Ecco, vedete che la luce è molto più ampia rispetto a prima. È quasi un effetto Rembrandt, perché qui sono stato un po' indietro. Se mi portavo un po' più con la luce verso ore 7, anche questa zona si sarebbe illuminata. Mm-hmm. Domande? No. L'altra luce, la loop light, anche questa è una luce classica. È una luce collimata in questo caso, abbiamo un riflettore con la griglia. Questa è posta a ore 8 come se fosse un Rembrandt in alto, molto in alto dovrebbe essere, perché in questo caso il mio stativo arrivava solo a 2 metri, adesso le abbiamo in studio che arriva a 2,60. Ho usato questi per i flash, quelli da macchina, questi stativi, e ho messo quelli un po' più alti, più robusti, per i flash da studio. Adesso arrivo a 2,60, quindi si può orientare meglio. L'effetto che si ottiene è questo, si chiama loop light perché forma sotto il naso questo cerchietto, questo angolino, ed è una luce caratteristica. Come vi ho detto, queste sono tutte delle luci di come posso dire, di complemento, o possono essere delle luci principali, dipende come poi vogliamo giocare, dipende da che progettualità noi abbiamo sul nostro soggetto, che cosa vogliamo ottenere. Se vi ricordate, beh no, quelli poi sono schemi a tre luci, me li vediamo la prossima volta. Questi, diciamo, sono gli schemi più semplici. Questi sono proprio i basilari, esatto. Anche se con questi basilari non vi nascondo che, ad esempio, con la luce, no, questa è la parte dell'altra, con la luce Rembrandt, no? Ho assistito a un workshop organizzato dalla FIAP, che mi hanno invitato in inglese, con un fotografo inglese, che ha realizzato dei ritratti utilizzando, lui utilizza solo un punto luce, generalmente uno solo, con dei pannelli riflettenti. Tenete presente che si può benissimo fare, cioè una luce complementare può essere sostituita da un buon pannello riflettente messo nella posizione corretta, non sempre, ma in molti casi sì. Ha fatto dei ritratti veramente stupendi, delle cose meravigliose, con degli effetti di luce che ti lasciano basiti. Tu pensi, una sola luce, capperi. Questa invece è la Paramount, la Butterfly. Si chiama così, questa è messa proprio davanti, in alto,
E infatti qui vedete che io ho dovuto, questa si fa normalmente con uno stativo a giraffa, perché proprio, ce l'hai proprio davanti, allora ho dovuto mettermi un po' laterale, per cui l'illuminazione che vedete qui non è proprio quella Paramount, perché ho dovuto spostarmi io con la fotocamera. Se no intercetti il... Esatto, vedi, ho dovuto spostarmi un po' da una parte e qui vedo la parte scura. In realtà voi dovreste avere solo questo cerchio con la farfallina Butterfly qui sotto. Questa era una luce molto usata nella prima metà del Novecento, anche negli anni 60, diciamo, e poi ha preso il nome proprio dalla Paramount, che la utilizzava nei film. Poi vi ho rotto le balle abbastanza, no? Allora, luce Rembrandt, ecco, questa è quella che vi dicevo classica, che viene molto usata in fotografia, che simula quello che faceva Rembrandt. Rembrandt praticamente illuminava i suoi personaggi attraverso una luce che arrivava dall'abbaino. Aveva ideato questo sistema. Ed è caratteristica perché innanzitutto va messa a ore 8, è una luce direzionale, quindi anche in questo caso ho messo un riflettore con griglia. Si può fare anche con softbox, e lo vedremo la prossima volta, e anche con ombrello. Cambia la durezza ovviamente dell'ombra e l'estensione dell'ombra, il passaggio dell'ombra dalla luce all'ombra. Però in questo caso ho fatto un solo esempio perché mi interessava farvi vedere solo la luce Rembrandt, cioè un esempio di luce Rembrandt. Vedete? Avete questa parte scura con il triangolino illuminato, come nell'immagine, nel ritratto di Rembrandt che avete visto all'inizio, quando abbiamo cominciato, da cui prende il nome. Questa è una luce caratteristica. Poi su questa ci si può modellare di tutto. Si può mettere una luce dietro per schiarire, una ring light, come si chiama, che serve a schiarire il profilo, i capelli, eccetera. Oppure si può mettere una luce più diffusa a 45 gradi per ammorbidire tutta questa parte di ombre, eccetera. Adesso arriviamo all'ultimo punto. Avete domande sulle posizioni sulle luci, diciamo, base? No, direi che sei stato assolutamente esaustivo e hai, come dire, dalla teoria con cui viene descritta ogni tipologia di luce fissa alla pratica, perfetto, cioè meglio di così, si capisce perfettamente. Allora, poi qui invece l'ultima cosa che vi voglio dare per quest'oggi, perché dopo diventa anche tardi, tra l'altro, cavoli, un'ora, è il rapporto di contrasto con due o più punti luce. Questo è fondamentale per quello che vediamo la prossima volta, perché la prossima volta noi faremo la direzionalità della luce, cioè che cosa succede quando io sposto la luce lungo il mio orologio, e poi vedremo di abbinare due punti luce, vedere cosa succede a secondo di dove li posizioni i due punti luce, che effetto ottengo, e faremo un esempio a tre punti luce e uno schema di illuminazione in high key, in low key e medium key. Allora, qui questo cos'è il rapporto di contrasto? Il rapporto di contrasto è la differenza tra le due luci che io utilizzo, e quindi è quello che permette di dare volume al soggetto. Perché se vi ricordate l'esempio che ho fatto prima, se io uso due luci alla stessa potenza, io ho una luce piatta. Okay. Se invece le due luci hanno potenze diverse, io ho delle ombre che vanno a dare volume al soggetto. La differenza dà la differenza di illuminazione, quindi su due zone. Si misura in stop, in diaframmi,
e un dosaggio errato può rendere ovviamente parte dell'immagine illeggibile, perché se io sovraespongo troppo una parte e l'altra è troppo sottoesposta, voglio fare capolavori di post, ma comunque diventa difficile da gestire o comunque da leggere come fotografia. Oppure mi rimangono ombre troppo morbide che non danno drammaticità o interesse al soggetto. Quindi è importante gestire bene il rapporto. Come si fa? Allora, ci sono due cose. Un metodo molto semplice è quello: faccio una foto con la macchina fotografica, vedo il risultato, regolo il mio flash, regolo la mia esposizione. Ok? Lavoro fattibilissimo, l'ho fatto anch'io all'inizio, poi esaspera, diventa veramente lungo, specie se magari vuoi ottenere qualcosa di un po' particolare. E allora mi sono deciso a comprare usato un esposimetro. Questo è un esposimetro della Seconic, è un modello di un po' di anni fa, perché non è recentissimo, è di una decina di anni fa più o meno, probabilmente era in uso ancora fino a 5-6 anni fa, ripeto. Permette di misurare sia la luce incidente sia la luce riflessa. Cos'è la luce incidente? La luce incidente è quella che arriva sul soggetto, cioè la luce che il flash emette e che arriva sul soggetto che io devo fotografare. La luce riflessa, invece, è la luce che il soggetto riflette verso la macchina fotografica. Si possono effettuare tutte e due i tipi di misurazione, nel senso che uno poi si trova meglio con uno o con l'altra. La più facile e che trovo più facilmente gestibile, perché è un parametro abbastanza fisso, non mi varia in funzione della superficie riflettente, e quella incidente. Perché vi faccio un esempio: se io misuro la luce che incide sul viso, cioè scusate, torno a un'immagine, a una del set un attimo per farvi capire. Ecco, se io con questo misuro con il mio esposimetro qui la luce che arriva da qui, cioè rivolgo la pallina che avete visto bianco, che è il diffusore che riceve la luce e sotto la fotocellula, la dirigo verso il mio flash e misuro, ho un valore ad esempio 9, ok? Se invece vado a misurare la luce incidente, che è quello che la luce riflessa, che in fondo è quello che fa la fotocamera, e vado a misurarla su questo angolo di viso, il valore di diaframma che io ottengo non è più 9, ma è in funzione della riflettenza di quella superficie. Quindi se la pelle è chiara, ad esempio, o se i capelli sono chiari, mi riflettono molto di più. Per cui invece di un diaframma 9 io ho un diaframma 11, oppure addirittura un diaframma più alto, 13. Quindi può essere utile se uno vuole, ha delle superfici particolari su cui vuole fare una misurazione per cercare di capire, di trovare poi una media come posso dire, adeguata. Altrimenti normalmente io utilizzo la luce incidente, che mi dà un parametro affidabile e, come posso dire, standard. Allora, come funziona l'esposimetro? L'esposimetro, come vi ho detto, per la luce incidente è come nella locandina, vedete? Qui sto misurando la luce che arriva da questo flash. È rivolto verso il flash con questa pallina che è il sensore dell'esposimetro. Okay? Questo sensore può essere fuori oppure ritratto, perché se è fuori mi riceve tutta la luce che arriva, più lo ritraggo all'interno della cavità e più mi seleziona l'angolo della luce che arriva. È utile quando faccio scattare ad esempio due flash, perché se lo lascio fuori mi riceve anche parte della luce dell'altro flash,
mentre se lo porto dentro mi misura solo la luce del flash che è rivolto direttamente a lui. Sull'esposimetro io imposto i tempi di scatto che io voglio avere, che è il mio 200esimo del mio flash di sincronizzazione, faccio la misurazione e automaticamente il flash mi dà il diaframma da utilizzare in questo, in base alla luce che è arrivata e al tempo che io ho impostato. Inoltre cosa fa? La cosa importante in alcuni casi, specie se lavoro in luce ambiente o con altre luci, mi dice quanta luce dipende dal flash. Cioè, in questo caso il 100% è luce del flash. Se io avevo due fonti avrei potuto avere 80% flash oppure 70% flash e il resto era l'altra luce. Quindi vi danno un sacco di informazioni in teoria, utile. Mentre se voglio misurare la luce riflessa, qui c'è un oculare, è come se fosse un binocolino, e da questa parte c'è una lente. Io traguardo attraverso questo e lo punto sul soggetto e inquadro la zona che voglio, di cui voglio misurare la luce. Tenete presente che è una zona molto ristretta perché ha un angolo di un grado, quindi va a selezionare una zona molto ristretta. Faccio la misurazione e lui mi misura la luce che viene riflessa da quella superficie, che come vi dicevo può essere più bassa o più alta di quanto io ho misurato qui con la incidente, perché dipende dalla riflessione, dalla capacità di riflessione della superficie. Qualche domanda? So che è complesso, però. Comunque questo è là, quando faremo le prove pratiche lo useremo. Quando faremo le prove pratiche? E ci sarà un giorno in cui saremo vaccinati, eh? Io ho già il certificato, ve lo dico. Io sono certificata e adesso la prima cosa che farò appena rientro al lavoro lunedì sarà di plastificarlo. Adesso vediamo alcuni esempi di rapporto di contrasto, poi abbiamo finito. Allora, abbiamo messo i due flash come li avevamo nella posizione iniziale. Vi ricordate la luce piatta che abbiamo visto all'inizio? Abbiamo usato lo stesso tipo di rapporto, luce piatta, quindi il rapporto 1-1. Vedete, come prima, nessuna ombra particolare, ok, qui perché gliela faccio io con il viso, lo sfondo illuminato, chiaro, e questo sono le classiche foto per documenti. Esatto. Abbassiamo la potenza di un flash, lo portiamo a un diaframma in meno, quindi abbiamo un rapporto 1-2. C'è una leggera, ma proprio leggera, ok? Variazione della luce, ma proprio leggera. Lo portiamo a 1,4, due diaframmi in meno. Comincia già ad evidenziarsi la formazione di ombre. Ok? Lo portiamo a 1, 2, a 3 diaframmi in meno, quindi a un rapporto 1,8, le ombre cominciano ad evidenziarsi in maniera significativa. Qui la porto a 4 diaframmi in meno, le ombre sono molto più evidenziate. Ovviamente questo indica che non è che diminuendo di uno o due diaframmi io riesco ad ottenere l'effetto drammatico, tra virgolette. L'effetto drammatico lo posso ottenere con differenze di diaframmi piuttosto accentuate, no? Quindi o con una direzionalità più elevata, quindi rendendo più dura la luce che mi arriva e quindi accentuo anche leggermente le ombre, e quindi a quel punto lo vedremo la prossima volta come fare con diversi punti luce ad ottenere delle immagini di tipo, come posso dire, ce la posso
non mi viene il nome, un po' più interessanti. Tipo, ad esempio, questa è una delle ultime che ho fatto, quelle che ho messo all'inizio. Questa qui è fatta con, questa è fatta con tre punti luce, un softbox, una rim light dietro per dare il profilo alla, alla persona, e una che mi va a illuminare lo sfondo. Questo lo vedremo la prossima volta. Un po' tridimensionale, Roberto. Grazie. Bello. Bene, io direi, bravo, che per oggi vi ho, non dico annoiato, ma sicuramente vi ho detto un sacco di cose, per cui diventa anche difficile da... No, no, ma... Molto bravo. Ma... Bravo, grazie. Grazie. Bravo. L'argomento è vasto, però è un argomento fondamentale, perché che fa la foto non è il soggetto, ma la luce, così si dice, insomma. Molto bello, molto interessante. Davvero molto utile. La luce, avere dei fondamentali per sapere cosa devi fare per ottenere un certo effetto, direi che è più che fondamentale. Quindi, spero, Flavio, di non aver detto cavolate. No. No, perché ci abbiamo Flavio che assiste. Fulvio. Scusa, Fulvio, ho sbagliato Flavio. Fulvio, benvenuto Flavio. Tranquillo, che mia mamma sbaglia ancora il nome. Dai, Fulvio, dici qualcosa. No, che volevo dire, che bravo. Comunque è un argomento sfaccettato, complesso anche da organizzare, insomma. Io ce l'ho già passato a suo tempo, così, però ripeto, è stato molto bravo perché ha parlato in maniera chiara, semplice, lineare, di, insomma, riuscendo a strutturare un po' l'argomento, ecco, per cui secondo me va bene. Se posso solo permettermi, Roberto, l'unica imprecisione che hai fatto riguarda la luce loop. Perché tu la posizioni molto alta, e così facendo crei un'ansa che va sotto il naso, okay? Crea un basso. Deve essere laterale, non deve essere così alta, perché se crei il baffo sfiguri la persona, quindi deve essere un'ansa sul laterale. Basta, l'unica cosa, basta. Ok. Bello comunque, grazie Roberto. Adesso bisogna avrei andare domanda... a provare. Astro, c'è una domanda. Vai, Astro. Sì, all'inizio, beh, intanto complimenti. All'inizio ho sentito che più volte hai citato, parlando della temperatura della luce, degli eventuali problemi e del settaggio della temperatura della luce. Significa che tu quando scatti vai a fare il bilanciamento del bianco impostando la temperatura della luce sulla fotocamera? Nel mio caso, in questo tipo di scatti, il flash elimina completamente l'influenza della luce. Perché a meno di scattare a diaframmi aperti, e allora lì sì diventa un problema perché c'è anche l'influenza della luce, ma se scatti con i diaframmi intorno all'8-11, con un 2 centesimo, in una sala normale non illuminata da altri riflettori, assolutamente non c'è, la luce non ha più influenza. Ha influenza nel momento in cui, come dicevo, tu usi flash, ad esempio riflesso su una parete. Se la parete non è bianca, questa ti può influenzare la luce. Oppure, come succedeva spesso nei battesimi, in cui fai degli scatti, magari a diaframma aperto, con il flash sulla macchina a un 60°, per cui l'influenza della luce della chiesa, non li faccio perché non faccio il fotografo, però l'esperienza mia è stata quando scattavo per i nipotini piuttosto che per la famiglia degli amici, il problema è che la luce della chiesa con il suo giallo, comunque giallo-arancio, comunque ti influenza la temperatura di colore generale della foto. No, questo è chiaro, ma ribadisco, in quel caso andavi a fare un settaggio di temperatura di colore sulla macchina. Ma no, quando, lo chiedo perché... Quando, sulla perché chiesa pian... o...
Sì, ad esempio... la chiesa, cioè l'unico modo è quello di mettere un filtro colorato sul flash, è quello di mettere un filtro arancio sul flash. Allora a quel punto uniformi la luce. Corretto, Fulvio? Sì, sì, in chiesa se vuoi fare le cose di fino e usare il flash devi mettere una gelatina CTO sul flash in modo tale che la luce gialla o arancione delle lampade della chiesa si è equiparata alla luce del flash, che a questo punto diventa gialla. Cambi l'impostazione del bilanciamento del bianco su tungsteno e diventa tutto a luce pulita. Esatto. Quindi quello è quello. Se sei in studio, per rispondere forse alla domanda di Astro, credo, se sei in studio può esserci un problema quando tu hai, non so, il parquet, per dirti. Il parquet, quando tu scatti, riflette parte della luce, e siccome, come ha detto Roberto, la luce prende il colore della superficie su cui riflette, dà una dominante arancione, un po' arancione alla pelle, soprattutto se fai foto di ritratto. Allora in questo caso sarebbe opportuno sempre, prima di fare qualsiasi scatto, di fare un bilanciamento del bianco attraverso un cartoncino bianco oppure un Expo Disc, per farlo preciso, in modo tale che quando scatti, anche se è giù il parquet, non hai l'influenza del parquet sulla luce. A volte invece puoi scegliere di lasciarla. Ti faccio un esempio: stai facendo, che ne so, la moda mare, costumi da bagno, hai la modella bionda, il parquet dà quell'effetto, quella doratura, diciamo così, alla pelle della modella, da bronzatura da bionda, ok? E quindi puoi scegliere di non bilanciare, proprio perché trasformi quello che è un problema in un punto di forza per la foto. Sì, grazie Fulvio. Questo infatti lo capisco di più, perché altrimenti se è solo un discorso di bilanciamento dei colori, lo si fa in post-produzione, senza particolari problemi. Quando c'è la luce mista non è proprio così. Non è sempre senza particolari problemi. Cioè, facciamo un esempio molto banale, tornando all'esempio della chiesa, per dire. Se tu scatti come scatta la maggior parte, cioè flash, usando il flash, perché molti scattano anche senza il flash, ma se tu usi il flash, la luce del flash è pulita, è bianca. Quindi hai, non so, l'area del fonte battesimale illuminata dal flash ed è tutto sommato abbastanza pulita come cosa. Ma poi hai un giallo che ti spara forte dietro, nelle zone d'ombra dietro, hai questi toni gialli, arancio, che non sono sempre così facili da abbattere in post-produzione. Quindi qui la risolvi o dicendo non uso il flash e quindi alzo di più gli ISO, uso diaframmi più aperti e quindi ho la stessa temperatura di colore su tutta la scena inquadrata, oppure se scelgo di usare il flash, allora gli devo mettere una gelatina per bilanciare, altrimenti ti viene fuori un risultato... tra virgolette poco professionale, no? Però sono piene di foto in chiesa così, cioè questo... No, grazie, grazie, chiaro. Bene. Ok, allora ci vediamo alla prossima puntata, che è il 25. Ok. Va bene, grazie Roberto, bravissimo. Scusa Roberto, il materiale che hai usato si può avere? Scusa, quello che ho adesso sta ancora registrando.